Un altro capitolo della categoria diventa DJ. Questa volta iniziamo a parlare di uno dei problemi che può presentarsi durante un DJ set e soprattutto ad alcuni modi per risolverlo. Prima di proseguire con il video, ti direi di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. Cosa fare quando si rompe il tasto Q? Questa è una delle cose più frequenti perché suona spesso, perché i tasti dei lettori sono molto delicati e utilizzandoli giorno dopo giorno, sera dopo sera, il rischio di rompersi è più che normale. Consuetudine è che il tasto si rompa sempre nel momento sbagliato, ovvero mentre sei a fare una serata. Se sei abituato a fermare il punto, sentirlo più e più volte e anche utilizzare il Q come effetto, come abbiamo parlato nel video dedicato, ti sarà capitato sicuramente che ti si sia rotto e soprattutto in qualche modo sono limitate le tue capacità di azione durante un set. Però non bisogna perdersi d'animo perché comunque dobbiamo portare in fondo la serata. Allora, cosa fare quando il tasto Q è rotto o si rompe improvvisamente? Prima di tutto, utilizzare la modalità vinile. Non ne abbiamo ancora parlato, ma presto ci tornerò sopra. La modalità vinile cerca di rievocare con il jog in maniera digitale quello che era l'effetto della mano sul piatto quando c'erano i dischi. E allora serve ovviamente per chi utilizza le funzionalità scratch del lettore, per chi ha la manualità da vinile, ma in questo caso serve per risolvere un problema, perché se metti la modalità vinile, puoi intervenire con la mano sul jog, salvare il punto semplicemente tornando sopra o comunque anche tornando all'inizio con il tasto e far partire il disco semplicemente lasciando la mano dal jog. Ecco che in questo modo si ritorna un po' alla vecchia maniera, ma serve per risolvere un problema. Gli altri tasti funzionano, il play funziona, i tasti per la ricerca sulla traccia o per scegliere la traccia funzionano. Semplicemente sostituisci il Q con la tua mano sul jog, come succedeva semplicemente al tempo dei piatti. Un'altra modalità per risolvere questo problema è utilizzare l'autocue, e ne abbiamo parlato nel video poco tempo fa. Attraverso l'autocue, te hai modo di fermare la traccia e farla partire dal primo punto utile. In questo modo puoi essere te a decidere quando far partire la traccia e non stare pronto con il tasto play, ma trovi il tempo, rimandi la traccia dall'inizio e il primo punto è salvato. La situazione è un po' più complicata se devi saltare un po' di intro, quindi devi trovare un altro punto. Però un altro modo c'è ed è utilizzare il tasto play e lasciare in sospeso il punto. Si sente quel rumore fastidioso, tut 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 tut, però comunque puoi andare a trovare il punto che scegli, lasciarlo lì e se ti dà fastidio sentire il rumore, togli leggermente dalla cuffia quel canale per poi farlo ripartire soltanto poco prima di far ripartire il disco. Ecco questi tre metodi, se vogliamo piuttosto intuitivi, ma sono veramente dei salvavita quando ti trovi in difficoltà durante una serata. Servono appunto per riuscire a risolvere quei problemi comuni per i DJ e a portare in fondo il nostro lavoro con il massimo risultato possibile. Fammi sapere che ne pensi nei commenti, fammi sapere se ci sono altri problemi che ti sono capitati, c'è una lunga lista di cui parleremo nel corso di queste settimane, ma nel frattempo continua a seguirmi qui su Essere DJ Oggi.